Nel 99 noi abbiamo lanciato il sito, che poi è una vecchia edizione di quello che c'è adesso online, e per caso, devo dire proprio per caso, inserendo un contatore, ci è venuto il pallino del monitoraggio di queste visite, capire come. E mi ero stupito del fatto che 3-4 persone erano entrate nel mio sito, quindi 3-4 persone avevano visto la nostra azienda. Da lì non abbiamo mai smesso e abbiamo oggi, possiamo dire che abbiamo, io direi anche il 90% del lavoro che si è creato è generato da internet, dai motori di ricerca. Chiaramente noi siamo un'azienda no name, non ci conoscono, cercano però il prodotto e noi ci facciamo trovare. E si è sviluppato questo nostro desiderio, questo sogno di distribuire questo prodotto che è artigianale, fatto a mano, fatto col cuore, con passione da persone che hanno un'arte nelle proprie mani, i nostri ragazzi, e di renderlo disponibile a più persone possibili. Abbiamo trovato il modo di raccontare questa esperienza, questo viaggio attraverso blog, che è nato nel 2003. E ci accompagna in questo sogno, in questo percorso. Infatti è un diario di bordo. Ripeto, noi siamo una realtà molto, molto piccola, si parla di informazioni. Noi cerchiamo di rendere più umane le nostre iniziative e i nostri interventi, cercando di. Non è possibile commentare perché per il momento, però vogliamo che il blog sia la faccia umana, il volto umano di un'azienda che è molto ambiziosa e vuole rendersi disponibile a più persone possibili.